In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?» Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo, e vieni, seguimi». Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio». I discepoli erano sconcertati dalle sue parole. Ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile che un camello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?» Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio». Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità, io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora in questo tempo 100 volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà». Parola del Signore. Circa 800 anni fa, un giovane qui in Assisi, un giovane che aveva molti beni, si rivolse al Signore chiedendo: «Signore, che cosa vuoi che io faccia?» E il Signore lo chiamò a sé, e questo giovane, Francesco d'Assisi, rispose seguendolo e lasciando tutti i beni. È rappresentato anche qui in Basilica, sia qui nella Chiesa Superiore, a metà di quella campata,
sia nella chiesa inferiore, il momento in cui Francesco d'Assisi rinuncia a tutti i beni. Consegna gli abiti che aveva addosso, rimane nudo davanti al vescovo e alla cittadinanza di Assisi, nel segno di quella espropriazione che diventerà per Francesco un ritornello. Francesco ne parlerà spesso e chiederà anche ai suoi frati che si esproprino di tutto, ma lo proporrà non solo ai frati, a chiunque voglia seguire il suo stile di vita. Non impossessarsi di nulla, ma vivere delle cose che abbiamo senza farsene padroni. Vivere anche le relazioni, i sentimenti, senza diventare padroni delle relazioni e dei sentimenti. Espropriarsi. È quello che Gesù chiede, propone a questa persona ricca che si rivolge a lui, l'abbiamo appena ascoltato nel Vangelo. Questo tale che gli corse incontro gettandosi in ginocchio, aveva sicuramente era molto preso dalla presenza di Gesù. Aveva rispetto, aveva venerazione per lui. Aveva intuito che Gesù rappresentava qualcosa di importante. Era una persona da seguire, da imitare forse, o comunque era una persona a cui chiedere consigli, tant'è che questo tale dice: maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Cioè per vivere una vita che sia davvero degna, che sia bella, che sia una vita definitivamente realizzata, questa vita eterna, non una vita che continua per sempre, sarebbe un tragico se dovessimo continuare a vivere per sempre, mamma mia. Chiede questo, così come Francesco d'Assisi, 1200 anni dopo, chiede: Signore, che cosa vuoi che io faccia? La risposta di Gesù è graduale. Comincia a dirgli: ma segui i comandamenti, riconosci i comandamenti? Seguili, fai quello che è scritto nei comandamenti, nella legge di Dio. E fa un breve elenco, non li cita tutti, ma per dire: questi sono. E quest'uomo, forse con un po' di supponenza, ma probabilmente anche con un po' di ignoranza, dice: ma li ho seguiti tutti fin dalla mia giovinezza. Mi vengono in mente certe persone che vengono a confessarsi e dicono: padre, io sono qui a confessarmi, ma di peccati non ne ho, non ne ho. Cioè sono quasi santo, un po' di supponenza forse anche un po' di ignoranza, cioè il non riconoscere che tutti abbiamo dei peccati, piccoli o grandi. Ma vedete, quest'uomo è convinto di avere seguito i comandamenti. E Gesù gli propone davvero la via definitiva. Allora, se è così, vai, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo e non solo. Vieni e seguimi. E abbiamo ascoltato che Gesù dice tutto questo guardando con dolcezza quest'uomo. Fissatolo, lo amò. Quindi gli propone davvero con tutta la delicatezza e con tutto l'amore questa via, la via. E quest'uomo se ne andò rattristato, scuro in volto, perché possedeva molti beni. E poi c'è tutta la catechesi di Gesù, prima ai presenti e poi ai suoi discepoli in casa, vedete? È proprio difficile, non dice che è impossibile, ma è difficile che uno che ha molti beni entri nel regno dei cieli. In fondo è difficile che uno che si appropria, che vive del proprio facendolo suo e non donando, abbia accesso
alla vita piena. Questo è il messaggio di Gesù. Dice, attenzione, perché se tu ti appropri, se tu ti impossessi, se tu non ti fai donatore generoso, se tu non fai tutto questo per poi seguire me, ecco che allora non arriverai al regno dei cieli. Certo, Dio può tutto, non è impossibile a Dio, lo dice bene, ma facilita tutto questo, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri, poi vieni e segui. Noi sappiamo che Francesco d'Assisi fece tutto questo. Sappiamo che anche tante altre persone nella storia hanno deciso questo viaggio al seguito di Gesù. Sappiamo che tutti noi, da credenti battezzati, siamo chiamati a compiere quest'opera, a seguire Lui, sgravandoci di ciò che diventa un ostacolo. È possibile possedere dei beni? Sì, certo. Occorre vivere nella vita quotidiana e poter gestire le proprie cose per garantire la vita alla propria famiglia, ai propri cari, ad altre persone magari. E nello stesso tempo però c'è questa chiamata fondamentale a non appropriarci. Ciò che viviamo, ciò che abbiamo, che sia a disposizione di tutti, per il bene di tutti. Gesù non parla in assoluto contro la ricchezza. Ma il punto di domanda è, se vogliamo, come te la sei procurata questa ricchezza? Magari a danno degli altri? Togliendo a chi ha bisogno? E nello stesso tempo, questa ricchezza come la vivi? È il tuo assoluto? Tenete presente che, teniamo presente, che ci sono anche persone molto povere che però fanno quel poco che hanno il proprio assoluto. È il rapporto con le cose che deve essere pensato in maniera adeguata. Possiamo avere, possiamo non avere, ma come ci relazioniamo a ciò che abbiamo? Occorre fare i conti col nostro senso di possesso. Gesù altrove nel Vangelo dirà: non preoccupatevi di ciò che mangerete, di ciò che indosserete, perché il Signore, il Padre vostro che è nei cieli, veste i gigli del campo meglio di come era vestito Salomone e dà da mangiare anche agli uccelli del cielo. Tanto più a voi, non preoccupatevi, non affannatevi ad accumulare. E San Paolo dirà ai Filippesi: ormai io tutto reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho lasciato tutte queste cose e le reputo spazzatura. Si rende conto Paolo, l'Apostolo Paolo, che davvero tutto ciò che ha, tutto ciò che gli è stato dato, in fondo è niente rispetto a seguire il Signore. E questo sarà di Francesco e di tanti altri santi. Come arrivare a questo? Come arrivare a questo spossessamento? Questa è la proposta di Gesù, non è la proposta mia di oggi, perché mi è venuta in mente. Come arrivare a questo? Occorre chiedere sapienza. È molto bello, nella prima lettura tratta appunto dal libro della Sapienza, sono parole di Salomone che dice: pregai e mi fu elargita la sapienza, implorai e venne in me lo spirito di sapienza. L'ho amata più di tutte le cose, più della salute, più della bellezza, perché questo spirito di sapienza mi ha dato la capacità di discernere il bene, di fare il bene.
di creare quel bene che è bene per tutti. Ecco, fratelli e sorelle, chiediamo al Signore di donarci questa sapienza, nel saper amministrare bene il tesoro che Lui ci ha donato e nel saper spossessarci, nel dire: ecco, ti ringrazio Signore per quello che ho, ma so che non è la cosa più importante. Più importante sei Tu. Voglio seguirti, Signore. Insegnami Tu, dammi sapienza per capire in quale modo mi chiedi di seguirti. Qual è la via cristiana che Tu proponi per me?